Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo sito veramente interessante. Il sito è learningapps.org e permette di creare la propria app oppure utilizzare l'app presente all'interno del proprio sito. È molto utile, soprattutto perché più che altro è molto divertente, si impara divertendosi. Le app sono veramente carine e basta registrarsi. Io già sono loggata, ma basta che vi registrate, mettete il nome, l'email, la password e potete utilizzare il sito come loggati. Allora, io non creerò nessuna app, ma cercherò le app che sono all'interno del sito. Come vedete voi, ci sono tantissime categorie e possono essere selezionate in base a quello che noi ci interessa. Possiamo anche scegliere la difficoltà. Allora, mettiamo scienze e vediamo subito che ci propone tutte le applicazioni che indicano la categoria scienze. Allora, è molto carino, vedete qui che è stata votata ed è stata visionata 116 volte ed è un modo interessante per imparare nozioni anche di base, di scienze, poi magari se si aumenta la difficoltà ci saranno altre applicazioni ed è carino soprattutto per, non so, per i ragazzini e fargli capire che dopo la lezione possono magari andare su questo sito, utilizzare l'app e vedere se hanno assimilato quello che effettivamente l'insegnante ha spiegato. Poi possono essere utilizzate soltanto da persone che magari vogliono conoscere qualcosina, vogliono imparare in modo divertente, essendo in modo più interattivo, perché vedete subito che ogni campanellino blu corrisponde a qualcosa da inserire, quindi è qualcosa di interessante. Cioè, nel senso, questo di qui, che sarebbe questo, che a che cosa corrisponde? Noi scegliamo la risposta che ci sembra più veritiera possibile. E insomma, si continua così finché non si impara effettivamente tutte le parti della cellula animale. E quindi, se si sbaglia, per esempio qui noi dovremmo mettere che sono mitocondri, potremmo scrivere l'isosoma, che invece sono gli altri, e così, vabbè, perché è abbastanza semplice, e vedere cosa abbiamo sbagliato, lasciando stare il fatto che vedete subito che ci dice che questa è sbagliata, queste due sono corrette. Allora possiamo modificare e mettiamo qui mitocondri. E continuiamo il nostro percorso per imparare in modo divertente. Ed è carino sia per i più piccoli ma anche per i più grandi. E infatti, soprattutto incentiva l'apprendimento. Sono proprio questi, sono questi meccanismi che diciamo vengono promossi anche dal nostro cervello, che una persona che comunque si diverte, una persona che comunque sta facendo sì un'attività un'attività che comunque è educativa, ma allo stesso tempo non si sta annoiando davanti magari a un libro, anche se i libri sono importanti, però sono molto meno interattivi. Questi strumenti invece permettono proprio di potersi divertire e capire dove sono gli errori, perché vedete che ve li segnalano, e in questa maniera tutto diventa più carino e più divertente. Insomma, si prosegue fino alla fine, finché poi praticamente non ci dice che abbiamo fatto corretto, possiamo superare questo esercizio e ci possiamo, diciamo, cimentare su altri esercizi, sia di scienze, ma anche di altre tematiche. È molto caruccio, io l'ho provato e devo dire che sono abbastanza fluidi, sia i giochi che poi sono, insomma, dei quiz giochi. E mi piace veramente tantissimo perché si impara, si diverte e alla fine è quello l'importante. Ora vi faccio vedere che comunque sono andata bene
e mi darà sicuramente tutte le risposte giuste. Vedete? Bravo, risposte ben fatte. E quando le risposte, come ho fatto vedere precedentemente, non sono corrette, ve le segnala. Quindi, allo stesso tempo, non è che ci sono dei test, quindi dici, ah, hai sbagliato, è finita. Puoi tranquillissimamente togliere le parti che hai sbagliato, sostituirle e imparare effettivamente quelle giuste. Quindi è bello, è carino. È molto semplice da registrarsi, è anche disponibile in lingua italiana. Effettivamente, probabilmente applicazioni in altre lingue ce ne sono di più, però è un punto di inizio. Spero vivamente che questa applicazione vi piaccia e che vi piaccia soprattutto il video. Se vi piace il video, spolliciate, iscrivetevi perché cercheremo sempre di descrivere siti, servizi che promuovono sia applicazioni interessanti, ma soprattutto che si occupano veramente sia dei bimbi, dell'istruzione dei bimbi, sia dei problemi magari dei più grandi, quindi la ricerca del lavoro, tematiche che interessano soprattutto a noi nello specifico, ma spero anche a molti di voi altri, perché in fondo sono problemi di tutti. Con questo è tutto, un saluto dal Comitato Open Page Italia.